Le note del pianoforte che scandiscono il ritmo dei passi risuonano forti nel quartiere di Torrione, dove ha ripreso a muoversi anche la scuola di danza di Pinatesta, così come tutte le strutture sportive. La sala da questa mattina ha riaperto i battenti non senza ottemperare a tutte le prescrizioni previste: misurazione della febbre, igienizzazione delle mani e poi calzari per entrare prima di indossare le scarpette da ballo. Distanza di sicurezza in palestra, mascherina per le istruttrici, che non diminuiscono però la passione e la voglia di ricominciare di ballare. Rispetto massimo di tutte le cautele e precauzioni per le bambine, prima di tutto perché io sono mamma di figli, primo, e poi perché ci giusto che tutti siano tranquilli. Anche i ragazzi sono venuti subito, nessuno ha avuto, diciamo, preoccupazioni, anche da parte dei genitori, insomma, c'è soprattutto la voglia di riprendere. Sì, molto, molto voglia di riprendere, e siamo tutti come pazzi, assolutamente. Loro sono le licenziande di quest'anno, che hanno seguito anche online tutte le mie lezioni, sempre, ogni giorno, per 2 mesi e mezzo, nella cucina, nel salotto, nel corridoio, nel terrazzo, adesso finalmente nella nostra sala. Pina, continueranno le lezioni per tutta l'estate, come pensate di organizzarvi? Sicuramente fino a luglio, perché probabilmente faremo anche qualche spettacolo o qualche cosa, ma non posso dire di più. E poi riprendiamo il 1° settembre, perché abbiamo il nostro saggio il 4 dicembre.